All'indomani del voto siamo con l'onorevole Mario Baccini per una considerazione sia di carattere generale nazionale ma anche di possibili riverberi sulle future elezioni amministrative, regionali e poi comunali qui a Fiumicino. Allora, qual è intanto il dato nazionale che l'ha colpita? Ma il dato nazionale è della straordinaria vittoria del centrodestra che si è presentato agli elettori con un'offerta politica unica, di grande unità e con un progetto per il Paese molto forte e concreto, soddisfare i bisogni delle persone e non alimentarne i desideri. Quindi l'altra novità importante non è solo il successo della coalizione di centrodestra che per la prima volta darà un governo politico dopo tanti anni al nostro Paese, ma la grande novità sarà per la prima volta l'Italia, la nostra nazione, avrà un Presidente del Consiglio, io auspico che sia Giorgia Meloni. E invece i possibili riverberi verso le amministrative, pur sapendo che politiche amministrative seguono percorsi differenti? Guardi, a Fiumicino abbiamo avuto un successo straordinario, il nostro messaggio è stato recepito dalla città di Fiumicino, da tutti i suoi cittadini, dalle categorie, dalle imprese, da tutto il mondo sociale, perché il centrodestra in controtendenza nazionale ha avuto un risultato eccezionale di oltre 5 punti in più del dato nazionale, quindi stiamo sfiorando il 50% senza comprendere tutto l'appoggio che dal punto di vista programmatico potremmo avere dalle liste civiche e dalle associazioni e i movimenti che nel territorio di Fiumicino hanno un peso rilevante e che oggi guardano al nostro progetto elettorale con grande attenzione. Deborah Serracchiani, a pochi minuti dalla chiusura delle urne alle prime proiezioni, ha parlato di un giorno triste per la vittoria della compagine guidata da Giorgia Meloni. Come valuta queste dichiarazioni del centrosinistra? Ma qui mi sembra che l'unica cosa triste siano queste dichiarazioni. Davanti a un risultato così eclatante, per la prima volta ci sarà dopo tanti anni un governo politico, noi ascoltiamo da esponenti del Partito Democratico, sia nazionale che locale, delle dichiarazioni fuori luogo. Addirittura qui da noi a Fiumicino ho letto e ascoltato dichiarazioni che richiamano alla resistenza, all'odio, ecco, è una cosa che noi dobbiamo archiviare perché la convivenza civile deve essere un valore condiviso da tutti.